Ciao ragazzi, bentornati sul canale Tutto Tech. Oggi non vi facciamo nessuna sorpresa, è già qui presente il prodotto che vi presenterà mio fratello. Allora, oggi parliamo sempre di tecnologia, perché è un prodotto tecnologico applicato alla cura della casa, nello specifico alla pulizia di vetri, piastrelle, superfici lisce, che di solito sono sempre una rottura da pulire. Sì, sono abbastanza tediose. Questo prodottino qui, in maniera elettronica, ci andrà ad aiutare nello svolgere i nostri compiti. Ma prima di tutto questo, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale. Mi raccomando, siamo quasi a una soglia importantissima I per 5.000, noi. I 5.000. E chi ci credeva? Tutti veri, tutti volontari. Non abbiamo comprato nessuno. No, perché non c'è il dinero. Per cui forza, forza, ci siamo quasi, ragazzi. E attivate la campanellina, mi raccomando, così verrete avvisati dei prossimi video in uscita, e lasciate un bel mi piace, tanto non vi costa nulla, in questa maniera comunque ci sosterrete comunque. E adesso becchiamoci la nostra sigla! Andiamo a vedere cosa contiene la scatola del prodotto che oggi andremo a testare, l'aspiragocce della Kärcher WV5. Abbiamo il corpo centrale, dove sotto troviamo la batteria estraibile anche, poi lo vedremo dopo, con il suo contenitore per l'acqua sporca, che vedremo dopo sempre, al cui corpo centrale può essere applicato o questo tiracqua più grande, con anche una funzione che vedremo sempre dopo. Sì, nello specifico. Quante cose che vedremo dopo. Oppure quest'altro tiracqua più piccolino per superfici un po' più piccole. Poi abbiamo il suo caricabatterie, il contenitore per il detersivo da utilizzare per pulire le superfici, i vetri o le piastrelle, eccetera, eccetera. Col suo panno estraibile e lavabile, che si applica Col velcro, comodissimo, quindi voi andrete a spruzzare, questo è un semplice spruzzino, e poi a detergere, ma lo vedremo dopo, anche questo. Faremo una prova pratica. Esatto, poi delle istruzioni schematiche con disegni e quant'altro. Non c'è nessuna lingua perché il disegno è universale. Ci sono anche le istruzioni in italiano. Perfetto. Allora, guardando un attimino le specifiche del prodotto, il prodotto si presenta, come diceva Marco, con un'unità centrale. Per poter estrarre le batterie vi basterà premere questo tasto grigio verso il basso e questa è già la batteria. Il corpo centrale può essere ulteriormente smontato, dovete tirare questa linguetta di plastica che serve anche da tappo per il contenitore dell'acqua sporca, premete i due tasti neri ai lati, verrà via la parte di sopra, togliete anche questo che è praticamente la cannuccia, diciamo, che dal tiraacqua porta al serbatoio, e poi da qui andate ad estrarre il serbatoio e a svuotarlo. L'operazione dello svuotamento del serbatoio può essere fatta anche senza smontare tutto il prodotto, però era giusto per farvi vedere la funzione. Esatto, dal buchino che vi ha fatto vedere Miki, da lì si può semplicemente girare e svuotare. Ok. Trovate del liquido, lo vedete perché l'abbiamo già testato. Sì, andava provato, quindi anche per vedere se funzionava. Mentre invece, per poter inserire e togliere i vari accessori, semplicemente clic, premete il tasto grigio nella parte sottostante e clac. Viene via. E clac per togliere. Perché clic è dentro e clac è fuori. In e out. Perfetto. Queste, ragazzi, erano le peculiarità del prodotto. Vi abbiamo presentato ogni sua parte come facciamo di solito, ma adesso andiamo a vedere all'atto pratico come si comporta il prodotto, se aspira realmente molto bene l'acqua, se non lascia aloni, soprattutto perché di solito la cosa difficile è non lasciare gli aloni una volta pulito. Il classico tira acqua, diciamo che la rottura di scatola è che tirate, gocciola, alla fine vi trovate sempre un laghetto. Hai pulito il vetro e devi pulire il pavimento. Eh sì, quello per forza. Mentre invece questo promette di aspirare tutta l'acqua che c'è eventualmente sul vetro, metterla qui dentro e poi svuotate semplicemente. Passiamo alla prova pratica. Allora, semplicemente, ragazzi, bisognerà spruzzare il prodotto, spalmarlo, tac,
metti la cera, togli la cera. Esatto, questo aver visto Karate Kid può servire, eh? Ad un occhio un pochettino inesperto vi sembrerà uguale, però se guardate bene da vicino qua, vedrete che è un po' più zigrinato, vedete? Quella è la fase precedente, prima di passare l'aspiratore. Questa è la fase dopo. Allora, ma mettiamo che anche questo è troppo faticoso per noi uomini e ci abbiamo voglia solo di spruzzare, senza neanche spalmare, perché sennò troppa fatica, ci abbiamo da fare, no? Allora, noi spruzziamo e basta. Lo lasciamo così, tutto sgocciolante, pieno di gocce. Mi sento un venditore di quelli del mercato. Il microfono, ti serve il microfono, quello laterale, e poi... Allora, lo lasciamo così, tutto sgocciolante, che fa schifezza. Lo accendiamo. Partiamo bene dall'alto e via. Allora, questa è la differenza. Direi che funziona bene. Dove ha passato e dove non ha passato. Si vede perfettamente. Spostiamoci e proviamo a fare delle piastrelle del bagno. Quindi andiamo sempre a spruzzare. Lo lasciamo sgocciolante così si vede meglio. E andiamo ad aspirare come abbiamo fatto prima. Uguale, uguale, uguale. E voilà! Come potete anche vedere, il tatto è già asciuttissimo. Una velocità, comunque, vedete, l'acqua sta finendo qui. Ed eccoci sul vetro, l'ultima delle nostre prove. Andiamo sempre a spruzzare. Lo lascio sempre così, eh. Mettiamo l'innesto grande e E abbiamo tolto anche gli aloni. Perché abbiamo scelto proprio questo modello da provare, da testare? Beh, Kärcher è un'azienda tedesca leader nel settore delle pulizie, anche a livello industriale e professionale. Infatti hanno anche dei prodotti da migliaia di euro, che però si parla di idropulitrici e cose del genere. Beh, si va proprio sul, esatto, sul professionale, industriale, bravissimo. E ha fatto anche una linea, dalla meno completa che è la più vecchia, anche la WW2, adesso siamo arrivati alla 5, con vari aggeggi e attrezzature varie. Questa è una via di mezzo, un buon compromesso. Beh, diciamo che per un uso casalingo va più che bene. Va più che bene, assolutamente, e comunque è un marchio che, leggendo varie recensioni anche nel settore delle pulizie, è un marchio che dà affidabilità. Ora Marco ci darà qualche dato tecnico in più inerente al prodotto. Allora, una volta caricato completamente il prodotto, viene garantito un utilizzo di 35 minuti in fase continuativa. Ma per farvi capire, garantiscono una copertura di 105 metri quadri di superficie. Cioè, un appartamento, un tre locali grande. Sì, ma poi tutto di superficie, per cui si parla veramente di tantissimo. Quindi lo potete utilizzare poi, appunto, come abbiamo visto, su vetri, specchi, piastrelle, tavolini. Tutto ciò di che vetro. È abbastanza liscia come, esatto, superficie. Esattamente. La cosa che non vi abbiamo fatto vedere, che è molto utile, è che quando andiamo a schiacciare, si accendono questi LED. Ora spengo. Si accendono questi LED che indicano la durata e la rimanenza della batteria. Quindi pieni LED, poi scalerà 2, poi 1. E poi sarà il momento di metterlo sotto carica. Altra caratteristica che ha il prodotto, c'è una rotella nella parte superiore. Allora, aspettate. Come vedete, si aprono queste alette, sia da una parte che dall'altra. Si aprono di 10 mm. Questo cosa ci consente di fare? Nel momento in cui io sto andando a pulire una superficie dove c'è un bordino, ad esempio cromato, questo me lo terrà distanziato dalla parte che aspira e dal tiraacqua. È una precauzione in più per non rovinare una superficie che magari è abbastanza delicata. Il prodotto che vi abbiamo presentato, naturalmente vi inseriamo il link qui sotto in descrizione. Per questo video è tutto, ragazzi, ci vediamo al prossimo. Ciao!